lo stand Honda, e quella che vedete qui alle mie spalle è la Cross Runner, come dice il nome stesso, una crossover, una collaudata base stradale reinterpretata in chiave turistica. E adesso Audi A1 è stata lanciata, sta andando molto bene, ne parliamo nel prossimo servizio. La commercializzazione di Audi A1, una novità di rilievo per la casa dei quattro anelli. È vero che per la prima volta si trova a listino una piccola, ma ciò avviene senza troppi scossoni rispetto a quella che è da sempre la filosofia costruttiva del marchio tedesco. In meno di 4 metri la A1 integra infatti tutti i pregi che siamo abituati a trovare sulle auto di Ingolstadt: equipaggiamenti di livello, prestazioni, design accattivante. In Italia viene proposta dallo scorso mese a un prezzo base di 16.800 euro. Due gli allestimenti, tre le motorizzazioni a 4 cilindri, un 1200 da 86 cavalli, un 1400 da 122 e un 1600 TDI da 105. Il benzina più potente è abbinato al cambio S-Tronic a 7 rapporti. A1 si rivolge in modo esplicito a una clientela giovane, urbana, di tendenza e strizza l'occhio al pubblico femminile. Audi ritiene infatti che il 50% di coloro che rimarranno affascinati dalla compatta saranno donne. Il design riprende i canoni della gamma: grande calandra single frame, linea laterale con tetto arcuato, montanti posteriori che riprendono gli stilemi di una coupé e passaruota maggiorati. Gli interni della A1 appaiono subito spaziosi e luminosi. La plancia strumenti propone quattro bocchette d'aerazione circolari e un tocco elegante che piacerà agli amanti delle riuscite simmetrie. La configurazione ordinata dei comandi è un classico punto di forza Audi, così come la qualità dei materiali impiegati e la cura dei dettagli. Il telaio sportivo dei modelli A1 testati non manca di fare sentire la sua presenza. Grazie alla taratura sportiva, alla ripartizione ottimale dei pesi sugli assi e allo sterzo diretto e preciso, A1 diverte sia in città che nei percorsi extraurbani e in quelli più veloci in autostrada. Le ESP con bloccaggio trasversale elettronico, di serie su tutte le motorizzazioni, aumenta la precisione di guida e la sicurezza nei tratti dove alla vettura si chiede il giusto impegno prestazionale.